gente come noi, con la nostra Rossana Cipolla. Ecco, non si poteva iniziare migliore. Buonasera a tutti, buonasera, guten Abend, good evening, ladies and gentlemen. Tutti quelli che ci stanno vedendo in tutto il mondo, Cina, che vi ricordate che abbiamo avuto anche dei messaggi dal Pechino e dal Hong Kong, da Londra, Suriname, Brasile e Olanda. Salutiamo tutti e poi oggi siamo all'ottava puntata di Non Solo Cacao, che andrà in onda sul One TV canale 86 e sul nazionale canale 165. Poi, come sapete tutti quanti voi anche all'estero, lo potete poi vedere in diretta streaming Facebook e anche su YouTube sulla pagina di Non Solo Cacao. Allora, prima di iniziare vorrei fare un saluto al re olandese, perché martedì lui ha fatto il suo compleanno, è stato il compleanno del re Willem Alexander. Le facciamo tantissimi auguri anche in ritardo. Eccolo qua con tutta la sua bellissima famiglia, ecco, e i suoi figli, che ha fatto una festa bellissima, solamente diversa dagli altri anni, perché questa volta lui la sua festa ha festeggiato online, perché non è stata questa festa che si fa normalmente in tutto il paese, che si festeggia lui, che poi passa con la con la carrozza. Lui che passa con la carrozza d'oro, bellissimo, e poi così se lo fanno ad Amsterdam. Ogni volta c'è una città diversa dove si festeggia e tutto il paese è colorato in orange, tutto. Poi una piccola chicca, perché ognuno può bere dappertutto, per strada, poi anche vendere qualsiasi cosa senza pagare le tasse quel giorno. Allora, come lo sapete, l'anno prossimo sicuramente, quando si fa, tutti andiamo lì per vendere magari le cose, quelle che vogliamo vendere. Eccoci. Allora, abbiamo già presentato Rossana Cipolla, il nostro ospite oggi in studio, Fabrizio Pacifici. Buonasera, grazie. Che il studio allegro. Allegria, sì, ci vuole un po' di allegria, Fabrizio, in questo periodo un po' strano. Antonio Fazio, è la nostra giornalista Emanuela Petroni. Ecco, ora abbiamo in collegamento un'amica. E magari facciamo... Ah, ciao amore! Salve, buonasera! Buonasera, carissimi. Ecco, adesso ti sento, oh, ti vedo, splendido. Facciamo un applauso a Gabriella Lunghi, che si trova a Londra. Allora, ecco, ma da quanti anni adesso sei andata via dall'Italia? Allora, mi sono ritrasferita 6 anni fa, ma calcola, io sono nata a Londra. Sì. Lo so. Sono vissuta a Londra, poi sono stata in Italia, ho vissuto in Italia per più di 20 anni. Sì, sì. E poi, perché mio padre è romano e mia madre è inglese. Ecco. E poi niente, abbiamo deciso con mio marito, e avendo anche le due figlie che studiavano qui, di ritrasferirci qua in Inghilterra. Ecco, allora io adesso vorrei fare vedere un tuo filmato, regia, così dopo ne parliamo. Va bene. Ecco. Ma rimaniamo sul femminile, perché qui di fianco a me, prego. Gabriella Lunghi, eccola qua, alzati, perché questo... Ciao. Dobbiamo fare un po' di audience, visto che io sono un po' scarsa. Allora, Gabriella, tu presenti una trasmissione in vede dei monumenti, delle piazze bellissime. C'è delle piazze, monumenti. C'è Gabriella Lunghi, ciao Gabriella, ciao. Che bello! Possiamo portare una donna meravigliosa al centropalco, finalmente? Sì. Gabriella. No, parlavo con lei. Gabriella. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao,
Gabriella. Buonasera, piacere averti qui. Gabriella, prima di tutto stai attenta che ci provano sempre con tutte. Ma non è che si è messo l'asciugamano dei bidet addosso. Allora, Gabriella, intanto grazie perché tu sei stata la prima a fare una versione più piccola del nostro programma, perché tu nel tuo programma fai il giro del Lazio in 80 giorni. In 80 giorni ho visitato tantissime cose e io ho visto veramente delle belle piazze. Dei posti meravigliosi come Boccea. Amici che non abbiate a Roma, a Boccea ci sei, c'è niente. Che c'è a Boccea? I bocceani. I bocceani, i bocciofili. Ora, il viaggio che fa Gabriele è bellissimo. Anche prima quando cameraman era innamorato di stava molto stretto sull'inquadratura. Senti, l'abbiamo visto però lì. Ci siamo ricordati di averti visto in un'altra occasione. Dove? Quale? Guarda, ditemelo pure a me. Possiamo vedere la foto di Gabriella? Sei tu o non sei tu Gabriella qui? Sono io un po' selvaggia con e questi dove? Capelli. E dove? Dì il programma. Negli studi di Colpo Grosso. Cin cin cin, ricoprimi di baci. Cin 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 cin, assaggia e poi mi dici brinda alla fortuna. Festeggia con me. No, è stato molto bello questo momento perché tutti gli uomini che cantavano sono stati fulminati dallo sguardo delle mogli e hanno fatto no, ma non la so, No, non la conosceva nessuno. Motivetto mi dice qualcosa, ma Colpo Grosso, veramente una trasmissione cult degli anni 80, quindi per noi è veramente un piacere averti qui. Grazie, ti vogliamo chiedere un ultimissimo piacere. Riccardo, ci sei? Ci sono. Ecco, ci piacerebbe moltissimo che Gabriella ci facesse un lancio dallo studio, però dei suoi, quindi stretto, dicendo però tipo dalla splendida piazza di Napoli, dallo perfetto. Studio. Perfetto, e allora da questo splendido teatro qui, dell'auditorium di Napoli con tantissima bella gente, a questo punto col Trio Medusa e Laura, io direi iniziamo e allora andiamo! Andiamo! About things we come through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it makes sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, the minds just called aside. Switch up the tempo.
shit on the film and watch it back on rewind. Hold up, it's gonna push, girl. It's just us, girl. Let me know what's up, girl. What's up, girl? Cause I'm gonna take it down. Beat it up, go down. Beat it up. Take it down, 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 down. Beat it up. Let me switch up the tempo. Let me switch up the tempo. Ecco, che belle, ma che lavoro importante, bellissima hai fatto. Ma ti sei emozionata? È un po'. Va a vedere i figli, il successo che grazie alla mamma, perché io me ti ricordo quando erano piccoli così, che già li conoscevo, tu li portavo. Tu da piccoli, ma... Sì, l'ho conosciuta da piccoli, le portavi sempre a fare danza, fare canto, fare questo, poi tu quando facevi lo spettacolo, le portavi sempre con te. E guarda che cosa... Sì, ti ricordi anche le partite anche di le calcio. Partite di calcio che noi abbiamo fatto, facevamo anche noi, Fabrizio, la partita del cuore, diciamo, cantante, attrice... abbiamo giocato per quasi 12 anni, no? Abbiamo fatto le partite. Sì. L'hai sempre portata. Abbiamo fatto tantissimi eventi proprio per la beneficenza. Sì, sì, bello, bello. E sono felice veramente di vederti, vedere che stai bene, vedere il successo. Grazie, Marta. Che hanno fatto i tuoi figli. Raccontaci un po', la prima che fa la cantante, dove stava cantando? Allora, Marianna. Ha iniziato così, a 9 anni mi ha detto: mamma, posso venire con te a cantare sul palco? Uh-huh. E io ho detto: beh, ma devi avere la voce per cantare, perché se non hai talento non è che puoi venire con me se non sai cantare. Sì. E niente, avevo uno spettacolo, un teatro, e ho chiesto al mio tastierista Silvano Natoli, che saluto, e gli ho detto: guarda, mia figlia vorrebbe cantare, è possibile magari fare una prova? E quindi così piccolina, venuta, ha fatto l'apertura del, diciamo, dello spettacolo cantando Volare. Ah, bello. Nel blu dipinto di blu. Sì. E io, come emoziono adesso, mi sono emozionata ancora di più, perché dico: metti caso che sbaglia, stecca, non lo so. Sì, 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 sì. E invece l'altra ha sempre voluto ballare da quando era piccolina. E ha detto: io ho il sogno mio andare a Londra, all'università. E gli ho detto: anche lì bisogna essere bravi, perché ovviamente sono università che entri soltanto se sei brava, non se paghi. Sì. Quindi devi fare una selezione. Quindi è riuscita a entrare anche lei in questo college, Bard College, che è a Londra. Sì. Col microfono. Si è laureata. Bene. In music theater. Sì. E ovviamente danza. E adesso anche lei va alla grande, insegna a Londra, fa videoclip, fa la modella. E devo dire che le ragazze si sono diciamo posizionate molto bene. Bene, hanno trovato dei lavori molto ben pagati. Bene. E devo dire, la cosa bella degli Star è che qui vai avanti per merito. Benissimo. Quindi se sei brava riesci a lavorare bene, vai avanti. Se non hai la capacità non fai nulla, è giusto così. È brava, è giusto, è così. Così, quindi per quanto io possa avere, diciamo, indirizzate, è nato sempre da loro questo talento e questa passione per il nostro, diciamo, per il nostro lavoro, Marzia. Sì, sì. Perché o ce l'hai, come tu lo sai, certo, il sangue non ce l'hai. Sì, 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 è proprio così. Senti, io volevo sapere, no? Il Covid, com'è la situazione del Covid al momento? Allora, guarda, io devo dire che qui in Inghilterra, non so che notizia arrivano in Italia, diciamo che qui siamo molto tranquilli. Calcola che io vivo vicino a Londra, nella contea di Kent, dove è nata proprio questa variante inglese. Diciamo che dal 22 di luglio dell'anno scorso c'è l'obbligo di portare le mascherine solo quando vai all'interno dei negozi. Ok.
all'esterno non è obbligatorio, non bisogna portarla. Però devo dire che le persone sono sempre uscite, anche durante i vari lockdown, diciamo, è abbastanza tranquilla la cosa, non è che ci sono controlli come in Italia, che magari deve essere un'altra certificazione. Sì, sì, quindi di uscire tranquillamente. E l'unica cosa che secondo me, non lo so, io non è che voglio... al vaccino, vogliamo arrivare al vaccino? Che allora, ne pensi tu? Aspetta, mio parrucchiere mi dice sempre, se vuoi andare d'accordo con tutti, non parlare mai di sport, di politica o di religione. Sì, è proprio così. Però in questo caso io lo devo dire, la gente mi darà contro, ma io... dici il tuo pensiero, tu pensiero di libertà. Allora, io sono negazionista, non credo nel Covid. Okay. E tantomeno non credo nel vaccino, che è molto sperimentale, fino al 2023. Quindi io sono, in questo caso, no per i vaccini. Anche se i miei figli hanno fatto le vaccinazioni, diciamo, obbligatorie da bambini. Però in questo caso qui no. No, perché non è proprio un vaccino, ma è una terapia genetica. Proprio detto da fonti di persone, di dottori, scienziati, sì, 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 che non riescono poi a parlare su mainstream media, su, diciamo, i news, telegiornali. Certo, perché non bisogna saperlo, è una cosa molto delicata, sai, è un argomento delicatissimo. È una cosa molto delicata, però bisogna anche ragionare a proper logica. Perché dove non c'è la logica non esiste questo virus. Cioè, se tu pensi anche alla mascherina, sì, per dire, entri dentro il negozio, metti la mascherina, esci dal negozio, levi la mascherina, metti la mascherina nella tasca. Ma se c'è un virus così mortale, dove sono tutti gli appositi, diciamo, secchi, bidoni per buttare queste cose? Sì, 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 infatti. Non ci stanno. Per terra, della borsetta, della tasca, poi si rimette la mascherina. Non ci stanno. Non lo so, Marta, ecco. Io ho queste idee qui che non ci credo molto, ecco. Non ci credo proprio. Ecco, no, è importante per avere anche la tua opinione, perché io penso che l'opinione di ognuno di noi è libera, bisogna essere libera. E ti ringrazio, tesoro. La gente, dimmi, amore. Poi la gente mi dice, ma con tutti questi morti di Covid, ma i morti purtroppo è la vita, ci sono sempre stati morti in tutti i periodi, diciamo, invernali. Lo influenzali, so. Diciamo, sì, sì. Polmoniti, bronchite, quindi questa è la giusto, mia idea, però è giusto. Comunque ve ne parliamo, ve lo parliamo una prossima volta, che facciamo venire anche qualche dottore, così sentiamo anche un po' la controparte. E comunque ti ringrazio, vabbè, tesoro, mi fa piacere di riospitarti un'altra volta. E noi dall'Italia. È stato un grande piacere anche per noi, anche per gli italiani, per fare vedere anche il successo che i tuoi figli stanno facendo. Ecco, grazie alla mamma. Un applauso a tutti. Grazie tesoro, grazie. Tanti baci colorati. Ciao amore, a presto. E con questo, pubblicità.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Uambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze. Conforto, tendi le braccia allo specchio, timo ma stento e con sguardo severo, lasciti un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina. Brucia sul viso come gocce di limone l'eroico coraggio di un feroce addio. Sono lacrime mentre piove, sono lacrime mentre piove, piove, sono lacrime. Rossana Cipolla, sono attimo. Io adesso in questo istante vi vorrei parlare di un popolare giornalista romano e apprezzato opinionista di sport e spettacolo. Organizza e produce prestigiosi eventi a Roma e in tutta l'Italia, sempre con una particolare attenzione alla solidarietà e al sociale. Tra i suoi successi è il Microfono d'Oro, manifestazione dedicata alle emittenti radiofonico, e il premio Sette Colli, con la presenza di prestigiosi ospiti. E inoltre, lui è anche lo speaker ufficiale della nazionale Love Cup Artisti, che si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il prossimo 24 maggio. Ben arrivato! Ah, sono io, Fabrizio, grazie! Fabrizio, Pacifici! No, dicevo, lo conosco questo! Grazie, grazie Marzia. Sì, sì, ovviamente poi tu hai detto poco, poi paradossalmente stavo parlando con Antonio prima della trasmissione, io non sono mai stato fermo in questo periodo, no? Abbiamo ideato insieme a Marcello Quicchi dei tornei di padel tra artisti, dato che è l'unico sport che si poteva fare fino a qualche giorno fa era il padel, sì. Quindi
sei invitata ufficialmente al prossimo torneo come madrina sabato 8 maggio. Io ti aspettiamo a Casal Palocco, al centro sportivo. Grandissimo onore. E poi, come hai detto tu, c'è il premio 7 colli, c'è il microfono d'oro, ci sarà questa partita il 24 maggio allo stadio Diego Armando Maradona, no? Fa un po' effetto, no? Sì, lo stadio molto. Diego Armando Maradona. Fa molto effetto. E il 24 maggio ci sarà questa partita ovviamente dedicata a Save the Children tra la Nazionale Attori e gli amici di Diego, i grandi campioni del passato, ma prima ci sarà un sottoclou, ci sarà... Mm-hmm. La Love Cup, che sarebbe una partita tra operatori della notte di Roma contro operatori della notte di Napoli. Quindi bellissima. Ci sarà il derby del sud tra vocalist, tra DJ, tra addetti ai lavori della notte. Un po' il nostro mondo pure, no Marzia? Sì. Quindi, bellissimo. Quindi ci sono cose, fortunatamente si sta riaprendo. Meno male. C'è uno spiraglio di luce. Meno dai. Male, anche perché, caro Fabrizio, per i DJ e vocalist è stato un momento... molto ma molto triste, perché tutti i locali si erano proprio chiusi e giustamente per loro non è stato modo di poter lavorare. Io spero veramente, faccio anche un appello, perché veramente il mondo della notte sono tante famiglie, sono tante persone che hanno la famiglia, hanno i bambini e non sanno come andare avanti, perché è un lavoro come tutto altro lavoro, va rispettato. No, Fabrizio. Allora, hai detto bene, perché in Italia, forse più a Roma, anche gli organizzatori di eventi, no? Molti pensano che sia un hobby, invece è un mestiere. È un mestiere perché dietro ogni evento ci sono mesi e mesi di lavoro, di preparazione. Sì. C'è uno staff che lavora, come hai detto tu, ci sono tante famiglie comunque che vengono coinvolte indirettamente. Quindi veramente l'appello che hai fatto tu ora è giusto. Apriamo sti locali. Sì. Ci vuole. Mamma mia. E allora questo è il prossimo, diciamo. Ci sono evento. Un po' di programmi in dirittura d'arrivo. Poi speriamo poi da giugno in poi veramente di lavorare come i vecchi tempi, no? Quindi come 2 anni fa. E quindi il 24 maggio ci sarà questo omaggio a Maradona, ma poi ci saranno altre sorprese che poi magari sveglieremo pian piano. Ecco, ma tu come hai iniziato e quando hai iniziato? Beh, ho iniziato tanti anni fa, circa 20-25 anni fa, poi noi ci conosciamo da tantissimo, da un po' di tempo. Come ho iniziato? Ho iniziato perché papà è giornalista, quindi dentro casa forse c'è sempre stata quell'aria di organizzare comunque di mass media, di press agent, quindi diciamo fin da piccolo, sai, papà mi portava nelle manifestazioni a vedere un mito della TV italiana, no? Insieme a Renzo Arbore, quindi è nato un po' così per gioco, poi giocando è diventato un mestiere, quindi e va avanti da circa 25 anni. Io ho trovato una piccola chicca di te. Ah. Regia, lo possiamo mandare in onda? Così dopo lo commentiamo. Hai visto quei due? Hanno i soldi per fare 3 guerre mondiali, non una, 3. A noi qua a sudare e a sgobbare per loro. Poi il manager, hai visto, sempre col cane dietro, così. Dicono che c'è pure una stanza negli uffici. Cane, il cane. Vabbè, dai, ma che c'entra il cane? Lascialo stare, che non c'entra nulla lui. No, no, il cane non c'entra nulla, perché il cane vuole bene sia alle persone buone che alle persone cattive. No, invece secondo me queste cose i cani le sentono. Pensa piuttosto quando sarai tu a permetterti il Ferrari. Ma tu vivi proprio nel mondo dei sogni comunque, eh? Ah, non bastano 15 vite a fare tutti i soldi che c'hanno loro. Operaio sei e operaio morirai. Sì, sì, aspetta che realizzo quello che ho in mente. E poi la mattina mi presento io col macchinone davanti alla fabbrica. Ah, che sorpresa, grazie. Ecco, che cosa abbiamo trovato. Sì, sì, grazie. Tu questo... come attore. No, ma come attore, ovviamente, sì, come attore ho questa parte in questo film, questo cortometraggio di 21 minuti, Solamente tu, il titolo di Emiliano Locatelli, con la sceneggiatura dello stesso Locatelli e di Enzo Salvi. Questo film è la prima volta che va in TV praticamente, perché adesso sta girando i festival. Ah, ok. E poche settimane fa questo film ha vinto il migliore attore protagonista ad Enzo Salvi, che fa un ruolo insolito, quello
del ruolo drammatico. Sì, sì. Quindi veramente è stata una bella esperienza. Quindi ringrazio tutto il cast, e qui stavo con Leonardo Bocci in questa scena. Sì, una bella sì. esperienza. Poi tra l'altro, vedi, siamo in discorso, tra un pochino uscirà anche un video dei Ghost, dove io farò una parte in questo video musicale, il mio nome è La Dignità, quindi ci sono un po' di cose, vedi? Io poi me le scordo, tu me le fate ricordare. Ecco, hai visto, c'è anche l'attore, che giornalista e organizzatore di eventi, ma molto importanti. Ecco, che si sogna a Roma. Noi speriamo che quest'anno uno dei tuoi premi, che riesci anche a farlo quest'anno. Speriamo, speriamo. Sì. È l'augurio di tutti, anche perché sia il Microfono d'Oro che il Premio Sette Colli sono diventati popolari e tutta Roma praticamente aspetta questi appuntamenti. Certo. Quindi in bocca al lupo a me, ma anche a tutti quelli che lavorano insieme a me. Grazie, grazie a Fabrizio. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie anche per l'onore e l'invito di essere ospite nel tuo evento. E ti aspetto, mi raccomando. Io ci sarò. Poi sui social ne parleremo meglio. Poi sì, questo studio poi è bellissimo, perché io dietro la città più bella del mondo. Hai quindi visto? Sto a casa mia. Non vi offendete, nelle altre città. No, vabbè, ma io sono romano, quindi. È giusto, quindi, è giustamente. La Roma capo del mondo, sì, quindi anche le altre città io se sono, ne fanno una ragione. Io sono romano adottato. Sì, tu sei. Ormai, tu sei romano ormai. Ecco, allora a questo momento vorrei portare un po' di Brasil qui in casa. Ci bagno. Ecco, con la nostra Marise. Marise è insegnante di samba. Posso avere un microfono? Così diciamo, facciamo dire anche che molto, no? Molto brigata. Grazie. Ecco, allora Marise Samba, tu puoi dire ai nostri amici a casa dove ti possono trovare, come ti possono trovare? Io sono sempre emozionata quando faccio una rappresentazione di samba. Perché la mia cultura la porto a Roma, insegno sia agli IAUS, ma adesso come abbiamo la pandemia, IAUS online. Però ma faccio un po' di lezione anche sulla metro, magari. E dove? Quale metro? Così? Ah, io trovo dove siete. Io ho un po' di lezione a Balduino, allora anche sulla metro dove c'è la pista ciclabile lì a Balduina,
faccio un po' di lezioni di samba e così porto un po' di allegria. Vede che brava. Grazie, Marcia. Vede che brava, perché con questo momento di pandemia che i corsi non ci possono fare nelle palestre o le scuole di danza, giusto, hai trovato un altro modo per comunque fare il tuo lavoro. Un po' di sorriso, un lock up, ho messo per arrivo, non lockdown, ma lock up. Grazie. Grazie Marise, sempre molto solare. Grazie, prego, accomodati qui, Marie. Brava Marise. Bellissima, bella, solare, stupenda, avete visto che costume meraviglioso. Allora Emanuela, che cosa ci presenta oggi? Oggi chi hai intervistato? Negli anni Ottanta, nei film quelli con Lino Banfi, dove c'era un simpatico Sandro Chiani e qui per te appunto ho portato questa intervista. Però prima di vederla volevo farti i complimenti perché sei veramente eccezionale in tutto quello che fai e ti porto i complimenti di tutte le persone della mia terra che ti vedono. Ti ringrazio, molto gentile, troppo gentile, poi detta da una donna, grazie amore. Allora, abbiamo il servizio della nostra Emanuela Petroni. Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. Buongiorno a tutti i nostri teleascoltatori, siamo qui con un grandissimo ospite, lui è Sandro Chiani e ha fatto tantissimi film nel passato e sicuramente ne farà tantissimi anche nel nostro futuro, chi lo sa. Lui è entrato nelle nostre case e nei nostri cuori. Vediamo un po' chi è. Allora Sandro, dici qualcosa di te. Qualcosa di me, ti posso dire che ho cominciato a fare il cinema quando ho deciso di fare il prete. Meraviglioso, un personaggio veramente unico. In che senso? Che io sono andato in seminario, non avevo naturalmente nessuna vocazione di fare il prete, mi piaceva recitare. E le prime recite le ho fatte lì, in oratorio, e lì ho imparato a recitare. E poi dopo sono andato a fare il militare e ho cominciato a fare il cinema. Il militare l'ho fatto a Roma, quindi la patria del cinema, e ho cominciato sfruttando la mia faccia buffa. Io vado a vedere di là, eh? Tu stai qui e stai sveglio. Vabbè, stai naturale. Faccia buffa, faccia simpaticissima. Tu sei un figo, guarda. E quando io ti guardavo dicevo sempre questo è bellissimo, perché è diverso dagli altri, nel senso aveva qualcosa in più. Cioè, quando una donna la fai sorridere, gli hai dato tutto. Facciamoci venire un'idea valida piuttosto. Oh, Oh, tu Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Si facci venire un'idea. Oh, Madonna benedetta! Che c'è? Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Ecco, il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo! Bene, benvenuto così. Quando ero giovane, cioè quando stavo dai preti, non riuscivo a fare gruppo. Mi scansavano. E allora mi creavo un sacco di problemi, diciamo, sarà la mia faccia, sarà il mio modo di muovermi, di muoversi, di camminare, non lo so cos'è. Però poi, col mio modo di camminare, con la mia faccia, io sono entrato nel cinema e mi hanno apprezzato, io ho fatto gruppo, mi hanno apprezzato tantissimo. Ho detto, ma allora perché nella vita reale non mi apprezzano, mi mettono in disparte, invece nel cinema no? Anzi, mi vogliono. Che strano. Evidentemente era proprio il suo ruolo, no? Quello che in un certo qual modo doveva dare al pubblico era questa, la tranquillità, e il suo essere così particolare, il suo essere comunque fuori dalle norme, no? Di tutti i giorni e magari della fisicità di tutti i ragazzi, un ragazzo che aveva qualcosa in più e che ha dato qualcosa in più, comunque la gente riconosceva in lui una verità che magari in tanti altri non riconosceva. Sì, 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 è vero. Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre. Non suona, sarà rotto. E
Eh sì, se non suona vuol dire che è rotto, no? E allora, se è rotto, bussa. Bussa! Come cavolo è che te funziona sempre? Perché a me non deve mai suonare niente? Madonna, ce l'ho pressione crescendo, calma, calma. Porca puttana maledetta, ci dovevo comunicare una cosa urgente. Sì. Ho lavorato con persone molto intelligenti, che sono Dino Risi, Ettore Scola, Steno, Panzina, Marco Risi, il figlio di Dino, Aldorado, ho lavorato con tanti registi e mi hanno sempre apprezzato, anche fuori dal set naturalmente. Sicuramente, perché sei una persona eccezionale. Siamo venuti qui a fare l'intervista, è un posto comunque incantevole, potete vedere anche voi, carissimi ascoltatori, perché cioè, diciamo che tutto ciò rispecchia un po' l'anima di questa persona, di questo artista che è un po' sopra gli altri. E le cose devono venire dall'anima. Ecco. Ora abbiamo un musicista, lui è percussionista e attore, sto parlando di Ismael Mbaye. È considerato uno dei maggiori percussionisti africani presenti nel panorama europeo. Fondatore dei Tribal Percussion, suona anche con Kilimanjaro Band, con cui ha partecipato per 9 anni al programma su Rai 3, alle falde del Kilimanjaro. Lui ha preso anche parte come musicista a numerosi programmi televisivi, da Maurizio Costanzo Show su Canale 5, il sabato sera di Fiorello su Rai 1, Un poeta per amico, dedicato a Massimo Troisi con Enzo De Caro su Rai 1, Il mondo insieme, TV 2000 con Licia Colò e di recente lo show TV di Giorgio Panariello, Sotto l'albero. Su Rai 1 stasera Casa Amica, concertone del 1° maggio con Matt Free, orchestra di Rai 3. Poi ha fatto anche il cinema, ha fatto alcuni film, tra cui Sopra e sotto il ponte, regia di Alberto Bassetti, L'ultima pulcinella, regia di Maurizio Scapparro con Massimo Ranieri, Ben Hur, regia di Timur Bekmambetov con Morgan Freeman, ma tante cose. Ha fatto dei tournée teatrali, ha fatto il tournée in Austria, è stato a Vienna nel 2007, ha fatto il Milano Festival, 72 ore di suoni, luce e colore dal Senegal. Ma quante cose ho fatto, guarda, basta, io non vado avanti perché veramente al Festival di Cinema Capri Hollywood 2013 come musicista, ambasciatore umanitario alla manifestazione Music Africa a Roma, Black Movie Award per le miglior colonne sonore nel corto di Daniel Faleri. Sto parlando di Ismael Mbaye. Grazie. Ismael, un onore di averti qua. E poi dovete sapere, Ismael, quando era appena arrivato in Italia, a Roma, ha lavorato con me. Eh sì. Proprio appena arrivato, diciamo che io l'ho visto crescere a livello artistica, a livello sì, anche cinematografica, scrittore, perché lui ha scritto anche, non so, uno o due libri. No, un libro. Ha scritto un libro, diciamo, come si chiama questo tuo libro? È un libro che adesso è fuori uso perché non lo fanno più, però l'avevamo fatto insieme con la Regione Lazio. Mm-hmm. E avevano raggruppato tanti artisti per fare questo libro, per raccontare ognuno la sua storia. Mm-hmm. E tu, la tua storia, di che cosa parlava? Vabbè, io ho una storia molto particolare perché sono nato dentro una isola che si chiama Gorée. E Gorée è il punto più strategico dell'Africa e fu per secoli il centro dei raccolti dei neri catturati sul continente. Dicendo però, questo, scusa che interrompo, che mi sto sentendo male, mi sta venendo la pelle d'oca e le dico perché. Perché i miei antenati sono partiti da là, certo, proprio da quell'isola. Certo.
Tu devi capire che la casa, questa casa, famosa casa dei schiavi, sono stati costruiti dai olandesi. E quindi il nome di Goree viene da una deformazione olandese. Quindi Hoedred. Hoedred vuol dire la buona sorte. Quindi è tutto legato. Infatti, per riconciliarsi, qualche anno fa siamo andati proprio a quell'isola e abbiamo fatto un gemellaggio con l'isola di Goree e questa isola. Mamma mia, è bellissima. Io diciamo che questa storia, giustamente, io l'ho studiato. Mi sono documentato proprio tanto anche perché è la storia dei miei antenati. Ci sono tante persone che stanno andando lì anche per poter capire da quale parte dell'Africa vengono, perché tante persone, non lo so, adesso stanno facendo una ricerca con i nomi. Per esempio, con il mio cognome si va a vedere nel registro, si trova il capo schiavo che in, dove abitavano dentro quel villaggio, e così si può capire da quale paese dell'Africa. E perché partivano con dei numeri di matricola, ma non con i loro veri nomi. Quindi una volta arrivato nel luogo dove andavano, erano separati e poi ognuno prendeva il nome del padrone. Del padrone, sì, funzionava così. E adesso i tuoi programmi? Adesso parliamo di vita, parliamo comunque una cosa ancora più divertente, che è comunque la musica e il teatro e anche il cinema. Quindi io dall'isola di Goree sono arrivato in Francia, poi in Italia, quindi dal 2001 che sono qui. Come hai detto te, la prima persona che ho conosciuto qui, e mi ricordo che abbiamo fatto concerti bellissimi qui in Italia, e quindi io da lì poi ho conosciuto tanti altri musicisti, attori, e poi alla fine sono capitato un giorno a fare un provino per la RAI e sono stato preso come percussionista della band musicale Alle Falde del Kilimanjaro. Sì, con Licia Colò. Salutiamola, facciamo un applauso a Licia, perché sono bellissimi i suoi programmi e lei continua a fare delle belle cose, proprio delle chicche, delle cose di ricerca, che è una persona molto speciale, pensa. Come state a lavorare con lei? No, molto bene, perché è una bellissima persona, oltre ad essere umano, una persona proprio... ci si trovi bene a lavorare con lei, perché ti mette al tuo agio, quindi è stato sempre un piacere, e io anche da lì ho imparato tantissime cose, soprattutto nella musica, televisione, e poi sono finito nel cinema. Senti, io c'ho un filmato su di te, però io voglio far vedere magari un pezzo, perché mi fa più piacere parlare con te, visto che tu stai qui, no? Con noi, e raccontare tutto ciò, quello che hai fatto. E, però facciamo vedere un pezzo regia di dell'ultimo film, vero? Sì. Bravo. Ti posso fare una domanda, Faisal? Se te la faccio io la domanda. Quanto guadagni per fare il dottore tu? Il giusto, Faisal, il giusto. E sprechi la tua vita in questa posta di merda per il giusto? Non siamo venuti qui per parlare di soldi. Ah no? Peccato, perché tutto ha un prezzo, anche quelle che volete sapere da me. Sulla tua barca c'era una bambina siriana. Madame, yalla! Yalla, yalla! Yalla! Enough! Enough! Mommy! Al momento dell'imbarco l'hanno separata dalla madre e noi la stiamo cercando. Volete che io vi aiuti a trovare la madre da un profuga del cazzo? Gratis. Esatto. Ok, io vi dico, poi vedo cosa farete. Il barcone è partito subito dopo, non doveva venire qui. Andavo dritto in Sicilia, magari Pozzallo o Siracusa, però lì deve cercare.
Bellissimo, bellissimo, complimenti. Ma dove avete girato? Dove stavi lì? Avevo un ruolo bellissimo. Però è molto tosto. È uno dei ruoli che comunque ho fatto fatica a fare perché non mi rispiega tanto, però la magia dell'attore è questo. Il personaggio, sì, diciamo... La cosa bella è questo. Quindi l'abbiamo girato a Lampedusa, e quindi con... anche un regista molto bravo che è Zaccaro, e quindi sì. Cioè, è stato anche un piacere grande lavorare con grandi attori italiani. Uh-huh. E com'era lì? Perché ho visto che stavate anche dentro il mare, no? Con le persone anche che cascavano, cosa. Queste persone da dove venivano? Questo film si chiama Nur, quindi parla dei sbarchi e... C'era una bambina siriana che era arrivata in Italia senza la madre. Come hai visto al momento dell'imbarco era pieno e la madre non è potuto salire. E comunque lei si è trovato arrivato in Sicilia. Ah, la madre non è salita, è salito solo... È salita lei senza la mamma. Mamma mia. E poi dopo è arrivato in Sicilia, è stato anche accolto e curato da Bartolo. Perché questo film parla comunque del film... Lacrime di sale, che è un libro di Bartolo, che è il medico di Lampedusa. Sì, sì, sì. Mamma mia. deve essere molto tragica, proprio di fare una cosa. Io ho fatto anche un docufilm, non so se lo sai, che si chiama A me resta la speranza, sì. Che ho girato anche a Lampedusa. E deve dire che non era facile, era molto... Sì. Salutiamo Virginia Barrett che ha fatto la regia di questo monologo e poi abbiamo vinto con Tulipano Seta Nera il sorriso diverso con questo docufilm perché è stato veramente bello. Cioè non mi riconosce lì, io sono un altro proprio. Cioè, bello, bello. E, sì, ti ringrazio, facciamo l'applauso perché io penso anche a te. Ti inviterei un'altra volta anche perché hai molto da raccontare e intanto adesso stai con noi e c'è la pubblicità. Pubblicité. Love will never do
you wanna do? Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. Jerusalem, ikayalami, gilondoloze, uambenami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami. Rosanna, ecco ragazzi, il tempo è volato veramente, e abbiamo magari anche un po' sfiorato perché erano troppo interessanti gli argomenti che abbiamo toccato oggi, proprio tutti, di tutti i nostri ospiti. Abbiamo, credo, in collegamento la nostra Rosanna Barbarossa, cantante. Ciao Rosanna. Ciao, buonasera. Rosanna, buonasera tesoro mio. Io molto bene, tu come stai? Tutto colorato, tutta allegra. Mi dai veramente un sacco di allegria. Allora, io ti voglio fare. Amore, io ti voglio. Sì, Emanuele, anche ti saluto. Io ti devo dire, perché la regia mi sta. Non posso dire quella parola che volevo dire, perché purtroppo abbiamo sfiorato. Però io dicevo, c'è la nostra Rosanna e la voglio vedere, la voglio salutare. Aspetta, Rosanna, perché amore, prossima settimana vieni in studio? Non c'è nessun problema. No, ti sto dicendo. Vediamo se o vieni in studio o facciamo il tuo momento, perché io non vorrei fare una cosa così veloce con te, che anche siamo troppo amiche, siamo troppo amiche, ti voglio tanto, siamo pronti. Perché purtroppo siamo non ci abbiamo più il tempo, dobbiamo fare la sigla, però ti volevo vedere e io vedo che sei in gran saluto, sempre più bella e più giovani. Ma che cosa fai? Niente, mangio cacchio meravigliato. Allora, io ti mando, ti mando un bacio grande grande, tanti baci colorati, e magari se rimani in linea fai insieme con noi la sigla. Magari la lasciamo la sua immagine che fa la sigla finale insieme con noi. Salutiamo i nostri ospiti, Rosanna Cipolla, Ismaele Mbaia, Emanuele Petroni, Antonio Fazio, Marisa Sausa, Fabrizio Pacifici, il nostro fotografo, che abbiamo Pasquale Chandra e Paul Polidori. Ringraziamo anche la regia, sempre molto brava, molto attente, e tutti sponsor, poi soprattutto anche, vieni qua amore, soprattutto anche la nostra Maggie Anselmo, perché è lei che pensa sempre per farci belle. Guardiamo un po' la telecamera, quale è questo? Facciamo vedere quella che è riuscita a fare quest'oggi.
Grazie Maggie, sei veramente meravigliosa. E Rosana, se tu vieni in studio ti facciamo fare un trucco da paura. Allora sigla, saluta casa, quanto sei bella, facciamo insieme il cacao meravigliao. Lasciamo un po' anche l'immagine di Rosana. Fa la marmellata